E poi dicono che Trani è turistica. Che turista è qua? Che turista? Vengono a vedere la schifezza. Vengono a vedere la città di Trani, la schifezza di tutti i paesi. La situazione di Piazza Gradenico, da sempre luogo di aggregazione intergenerazionale a Trani, continua ad accendere gli animi dei cittadini. Recentemente è tornata anche un punto di riferimento non solo per la popolazione più anziana, ma anche per tantissimi giovani, grazie all'apertura di American Bar nella zona. La piazza continua ad essere gravemente danneggiata ininterrottamente da anni. Dai frequentatori della piazza arriva un vero e proprio SOS per chiedere un intervento delle istituzioni, segnalando anche gravi problemi per la sicurezza degli anziani che quotidianamente frequentano la zona a causa dei numerosi marciapiedi dissestati. E ci vi fradice, stiamo da che sì. No, hai capito? I turisti che vengono qui a Trani, che vengono moltissimo proprio, si mettono sempre a dire, si vergognano, una città come turista, come Trani. Com'è la situazione vergognosa? Qui piazza, ogni volta che ci sono le elezioni, dicono che devono aggiustare la piazza, ma sono 30 anni che questa piazza fa schifo e non l'aggiustano mai. E non l'aggiusteranno mai, perché i soldi spariscono. Spariscono, arrivano i soldi dalla Comunità Europea e poi spariscono. Non è nessun intervento è stato fatto qua. C'è solo. Lei sta vedendo che cosa sta qui? È quella rimasta. Non adesso, ma sempre. Venite qua a vedere in che situazione stiamo e si renderanno conto. Pensano soltanto a fare le cose che a consumare i soldi, a mettere le biciclette, ma le cose più necessarie non le fanno. Mi interessa che quando più subito fanno le piazze, più meglio è. Per noi cittadini tranesi.